ancora una volta qui con Emanuela Catania, che ci ha raccontato una prima parte interessantissima della sua vita, ci ha spiegato come è arrivata al lavoro manuale, per cui come crea il suo gioiello, che ogni volta è una storia, perché però forse siamo stati un po' confusionari, non abbiamo raccontato che tu hai un'azienda che crea gioielli, abbiamo mescolato la tua personalità con il tuo lavoro, con la tua vita, ma vogliamo anche dire che esiste un Mamà Gioielli, che è una piccola azienda, nata quanti anni fa? Da quanti anni c'è? 5 anni, diciamo che 5 anni fa, ma 4 pieni, 5 l'idea, 4 poi mamma. Mamma, e quindi questa mamma nasce perché hai sentito una... mi senti? Mi senti? Adesso mi senti? Male. Male? Meglio, sì, ecco. Meglio. Meglio, adesso meglio. Mamma, perché mamma? Perché tu hai deciso che questa era un'azienda materna, c'era la tua persona. Perché mamma? Perché mamma? No, io in realtà c'è stata una sera in cui avevo deciso di dare il via, no, aprire i cancelli a questa cosa. E qualsiasi vita che nasce ha bisogno di un nome, e un nome non è un caso. E allora anche a me piace leggere, tu scrivi, a me piace molto leggere, ma da sempre. E leggevo un libro di una scrittrice siciliana, la Torre Grossa, e all'interno di quel libro trovai proprio mamma, il modo in cui anticamente in Sicilia si chiamava la mamma, che poi mamma è in Sicilia, ma poi noi ma lo diciamo, no? Tutti, in tutta Italia, ma. E allora, sai quando si accende il ting e dici chi meglio di mia madre che mi ha spinto a fare questo lavoro a 12 anni? E la mamma è la donna per eccellenza di tutti, non il bambino che imita la mamma. Noi con i primi trucchi, la mamma è la donna per eccellenza, a cui gli uomini rimangono legati per sempre, no? A volte. E per me allora ho detto, il piedistallo, il mio punto di riferimento è la mamma, e lo deve essere per chi si avvicina ai miei lavori. Tra l'altro, siccome io penso di tesso storie, ma tesso piccole creature, siamo a casa, è la mamma. La mamma, la scatola che... Non solo tessi le creature e faremo poi vedere, perché Mimo metterà un filmato di te che lavori, quindi le persone che ti ascoltano vedranno anche. Ma poi di questa creatura tu scrivi la carta d'identità, cioè proprio la mandi nel mondo assieme a un documento. Sì, perché proprio è una creatura. Tu hai un documento di identità, anche il gioiello ce l'ha con un nome, un codice di riconoscimento che appartiene ad ogni gioiello, una data di nascita che poi possiamo attribuire al giorno, se è un dono di compleanno, al giorno del compleanno, proprio il momento in cui nasce quel gioiello, i materiali. E la parte più importante è la sua storia. Nella nostra carta d'identità non c'è scritto ciò che siamo. In quello dei miei gioielli, sì, perché raccontiamo perché siamo avvicinati a questa forma, a questo materiale o a questa pietra, perché anche le pietre fanno parte della trama, le inserisco a seconda della richiesta, e quindi viene raccontata e vive. Tra l'altro nella scatola io la chiamo la newsletter, perché all'interno della scatola nella quale consegno il gioiello, oltre alla carta d'identità e al gioiello, ci sta la bobina di filo. Questa è una bobina piccola di d'oro bianco, che io metto nella scatola. Se è oro metterò l'oro, se è argento metto l'argento, metto la matrice su cui lavoro, è proprio una newsery, e va anche all'interno un DVD, perché da quando io ho il contatto con la persona, cominciamo a disegnare, a parlare, io immagazzino tutte le immagini di quel lavoro su un DVD con musica, e lo chiamo tempo d'attesa, è la gestazione che tu, una volta che hai ricevuto il gioiello, segui proprio, come quando vai a fare un'ecografia, mano a mano, beh, vedi, io mi emoziono Io mi perché emoziono anch'io. io ci entro a piedi pari ogni volta che ne parlo, perché proprio ogni idea che è nata da mamma. E quindi, insomma, è un tempo d'attesa, è tutto un DVD in cui racconti tu, domani che ricevi il gioiello, sai sempre, in qualsiasi momento puoi rivedere tutti i momenti dal momento in cui è nato, quindi dalla bozza del disegno iniziale.
fino all'acconfezionamento, che curo tutto in prima persona. Anche la busta la disegno a mano, non è una busta che mando a stampare. È tutto. Una mamma, cosa fa una mamma? Delega qualcosa? Non mi è mai capitato. Certo, e ascolta, e questa cosa, oltretutto, uno dei tuoi gioielli è posseduto da Cristiana Capotondi, perché ti hanno chiamato dalla RAI, tu pensavi ad uno scherzo, però invece era vero, e ti hanno chiesto un gioiello dei tuoi. Tu penso, se sei sopravvissuta a quell'emozione, avrai vita eterna, perché penso sia stato... Sai perché sono sopravvissuta? Perché dall'inizio, dal primo impatto con la voce, per me era un gioco, per cui poi non è stato un impatto immediato, è stato un crescendo di consapevolezza che il gioco non era, che stavo entrando in un set televisivo. E poi ci sono state conseguenze positive? Ti è successo qualcos'altro in conseguenza di questo? Probabilmente, qui mi devo riconoscere un errore, mi conosci ormai, non sono molto yeah, questo l'ho fatto io, insomma, non sono una persona che si vanta molto, quindi probabilmente ho giocato male questa carta, che era una carta importante. Sicuramente chi mi segue ha riconosciuto questo accesso, no? Hai fatto anche, tu hai fatto anche lavoro per la RAI, sì, si spezza la voce perché mi emoziona tutte le volte, insomma, che lo dico. Hai fatto anche, quindi questa cosa diventa di riflesso, però non è stato un trampolino, non posso dire. Qualcuno mi diceva, adesso arrivi, adesso ti arriveranno i lavori, ma devo dire, forse anche questo è una penalità a mio sfavore, se mi fossero arrivate le richieste, non so se avrei avuto, io sono io che produco, non so quanto avrei avuto la capacità di starci dietro. Allora, intanto il tempo non è tantissimo, perché era l'anno scorso questa cosa. Quindi, dicembre. Quindi vedi, il tempo non lo dobbiamo vedere come al cinema, cioè da dicembre ad oggi sono passati 6 mesi, un soffio, quindi non puoi sapere se il trampolino ci sarà, non puoi saperlo oggi. Ma no, guarda, sono rimasta in contatto con il gancio, perché c'è stato... Questa telefonata, c'era dall'altra parte una persona che poi è Cristina Francioni, che è la costumista anche di altri film importanti, adesso non nomino. E lei mi chiama, noi ci sentiamo, infatti mi ha detto alla prossima battuta in cui serve un gioiello, perché il mio è stato strategico lì, doveva dire quella cosa. Se ricapita ci risentiamo, quindi sono delle porte che si aprono, sicuramente sono delle porte che si sono aperte. Tu sei un essere delicato, tu sei un essere garbato, non fai le corse sfrenate, non ti metti a rincorrere le cose, aspetti che arrivino, che entrino nella tua nursery, che è la tua sala parto, la tua sala gestazione, la tua casa. Ecco, io... so anche un'altra cosa, e poi lasceremo che siano le persone a scoprirti tutti gli altri particolari. So che tu lavori molto volentieri la notte con il silenzio, e io mi immagino il chiocchiolio dei fuselli che tu fai anche sentire nei tuoi filmati, perché quello è un rumore che assomiglia un po' a quello della pioggia delicata. È la mia musica. Io dicevo all'inizio, io mi rilasso con questa cosa. Di notte accade, perché di notte noi siamo mamme, siamo, ecco, le donne che lavorano, quindi il giorno corri, e quando ti devi mettere su una cosa invece a cui devi dare attenzione, come un nuovo lavoro, ci devi stare fermo lì, e a notte il silenzio è perfetto, perché se tu ti dedichi solo a quella cosa, la musica, il ticchettio, io devo dire che a casa dava anche fastidio se lo facevo di giorno, perché questo ticchettare. Tu pensa 18, 20 di questi cosi che fanno così, no? Tutto il tempo, tutto. E quindi invece di notte diventa una musica, lo faccio sentire apposta su quel video di cui parli, perché è parte integrante, è uno, dico, dei 5 sensi a cui affido poi il lavoro, non so se l'hai letto, insomma, questo sistema a cui affido tutti i dispositivi. L'ho letto e l'ho trovato molto molto bello, molto poetico. Ecco, c'è tanta poesia in te, yeah. E la trasferisci, la spandi nel mondo, e io sono felicissima di quell'intuizione, di quella notte volontaria, e ci manca fortunata invece sempre di incontrarci di persona, non ti però sento...
Dico, ci manca ancora di incontrarci di persona, di conoscerci dal vero, perché noi non ci conosciamo ancora dal vero. Capiterà, capiterà prima o poi, e se no capiterà che vengo a trovarti una volta a Bracciano, perché tu potresti essere comunque un punto di irradiazione ulteriore in una zona dove non ho nessuno. Ti aspetto. Ecco, quindi io ti ringrazio. Adesso diamo il compito a Mimmo, che salutiamo, che è il nostro partner fondamentale in questo gioco della costruzione del puzzle dei tasselli di Sicilia che stiamo mettendo insieme. Farà una bella clip, una bella doppia clip, e noi speriamo di fare parte del tuo viaggio ancora per un bel pezzo. Assolutamente sì. Grazie Manuela, sei stata dolcissima come sempre. Ciao. Ciao, grazie. Un bacione. Ciao. Grazie mille. Ciao.